festa sacrosanta, specie per quel comprensorio di cittadini che interessa la Valle dello Stilaro. Avevano dei servizi importanti in queste agenzie delle entrate che al momento non possono usufruire e sembra che il provvedimento possa essere anche definitivo. Sì, buongiorno, l'ennesimo atto di scippo verso la Locride, assistiamo alla chiusura di un servizio importante, abbiamo assistito alla smobilitazione della sanità, non abbiamo più diritto alla mobilità, oggi ci tolgono anche il diritto di pagare le tasse, perché un territorio martoriato, dislocato come quello della Locride si vede privato di un servizio come quello dell'Agenzia delle Entrate. È un bacino di utenza importante questo per questo sportello, anche i lavoratori sono pregiudicati perché si vedono dalla sera alla mattina smobilitati e spostati su un'altra struttura. Noi esortiamo la direzione dell'Agenzia delle Entrate a ritornare sui propri passi, a valutare quanto sta accadendo e a riaprire immediatamente questo servizio, questo sportello che è basilare per un pezzo di territorio che fra l'altro vive una questione disagiata per quanto riguarda la mobilità. Noi ci siamo con i lavoratori, siamo con la popolazione, la comunità che ripeto si vede privata di un diritto alle tasse. Siamo veramente al paradosso, non si possono più pagare nemmeno le tasse, questo è quanto diciamo noi. È la Costituzione stessa che afferma i diritti della realizzazione della persona, alla quale vanno privati ulteriormente. Stamattina siamo qui perché stamattina purtroppo ci siamo ritrovati con un avviso di chiusura dell'Agenzia delle Entrate di Roccella Ionica. Io penso che questo è un grave atto compiuto dal dirigente provinciale dell'agenzia, perché questo è un territorio complicato e difficile. Inoltre questa agenzia andava a servire un bacino d'utenza che va dallo Stilaro fino a Roccella, ma pure oltre, perché molti, anche Gioiosa, soffriva di questa nostra agenzia, e fa un'azione di chiusura che è vero che riguarderà solo un mese da quello che c'è scritto, ma in un momento cruciale, perché i nostri paesini interni, che sono soprattutto vissuti da una popolazione anziana, aspettano questo periodo delle feste per il disbrigo delle varie pratiche che hanno là in sospeso e aspettano l'arrivo dei figli, dei nipoti per poterlo fare, per cui chiudere l'agenzia di Roccella significa che andranno ad appesantire quella di Locri, ma significa creare un serio disagio alla popolazione di questo territorio, una popolazione, ripeto, soprattutto anziana. Quindi noi oggi siamo qui intanto per dire che questa agenzia rappresenta lo Stato sul territorio e che lo Stato sul territorio, quel poco che c'è rimasto, non si può allontanare e non può assumere provvedimenti di questa natura. Quindi chiediamo alla dirigente di revocare il provvedimento, di valutare meglio e di, prima di fare qualsiasi azione, di confrontarsi con la popolazione locale e con le organizzazioni che sul territorio vivono e conoscono realmente qual è la situazione e quali sono i bisogni. Sono venuta stamattina qui all'agenzia per sbrigare alcune pratiche, solo che ho visto che è chiusa e praticamente adesso mi tocca andare a Locri e non è corretto nei confronti della popolazione, insomma, arrivare in un ufficio e vederlo chiuso così. Era un buon servizio anche per gli anziani, per chi non si può spostare? Sicuramente sì, per gli anziani forse un ottimo servizio, ma anche per noi, insomma, per sbrigare pratiche nostre, diciamo. Senti, c'è dal punto di vista dei servizi una richiesta, specialmente dalla parte dello Stilaro, per questo ufficio? Sicuramente, perché Stilo, Pazzano, Bivongi, insomma, so che ci sono dei CAF e vengono qui a Roccella per sbrigare pratiche. Arrivano qua, trovano chiuso, è un disservizio. Purtroppo non penso sia corretto nei confronti di tutti. Sì, io sono un commercialista e rappresento anche l'Associazione Nazionale Produttori Agricoli. Noi operiamo sul territorio dell'Alto Ionio Reggino e stamattina, come tutte le mattine, il martedì e il giovedì mi recavo per fare dei servizi relativi ai nostri associati di un territorio disagiato, dei comuni montani. Stamattina ho trovato l'ufficio chiuso e quindi per poter espletare i servizi necessari dobbiamo recarci a Locri. Questo è un disservizio per tutto il territorio, in modo particolare per l'Alto Ionio Reggino. Quindi noi ci auguriamo e facciamo un appello ai dirigenti che hanno preso questo provvedimento di riaprirlo al più presto.